il tuo parere e introdurre l'argomento Inter, l'Inter che vince. Ma non parliamo dello scudetto di cartone, però. No, parliamo di quello. Per carità, non torniamo nel. No, insieme alla Lazio. No, ecco. No, ragazzi, abbiamo ancora un'ora di trasmissione. No, se andiamo avanti così, io vado via. No. Cioè. Però, se dovessero vincere la seconda stella, qualcuno potrebbe dire che si può. Non si può fare un prodotto giornalistico così, dai, ragazzi. Allora, io volevo un commento sulla partita. Questo secondo tempo, dove l'Inter è stata straripante, questo episodio da Moviola, non so quanta importanza tu gli abbia dato, e un po' il bilancio, insomma, della tua Inter in Champions, che ritrova la vittoria e tre punti. Inzaghi sta dimostrando di essere un buon allenatore. Inizialmente, quando era stato preso, non ero molto convinto, anche perché arrivare in una grande squadra con una storia, con un passato importante, secondo me inizialmente era un po' tutto. Devo dire che si sta dimostrando di essere un grande allenatore, un grande direttore sportivo, come sempre Luciano Moggi dice. Marotta riesce a prendere giocatori importanti a parametro zero, e lo scorso anno con 6-7 parametri zero siamo arrivati in finale di Champions, che non abbiamo sfigurato col Manchester City, perché abbiamo fatto una grande partita e quindi avevamo e abbiamo anche rischiato di poterla vincere. Abbiamo avuto una caduta con il Sassuolo, lì probabilmente c'è stato un po' di superficialità nell'entrare in campo. Secondo me oggi siamo una squadra forte, possiamo ambire ad arrivare a vincere la seconda stella, e devo dire che sono orgoglioso in questo momento di essere dall'altra parte ed essere preso in giro, perché sappiamo di essere una squadra forte. Sei passato dall'altra parte, sì, come ci si mentre sente ero quello che io una volta mi lamentavo che gli altri, io oggi mi trovo dall'altra parte, mi devo e dire dici, che sto bello, bene. Che bello. Questa volta Giovanna sono d'accordo, nel senso che comunque è cresciuta tanto l'Inter, ma quest'anno io credo che la finale di Champions abbia dato ad Inzaghi e alla squadra quel fuoco, quella determinazione, quel pizzico di determinazione più di consapevolezza che le fa gestire meglio le partite. Del resto, comunque, nel secondo tempo, l'altro giorno in Champions, ha fatto vedere come si gioca in Champions, cioè è stata stradominante. E secondo me il suo ottimismo è condivisibile. Poi gioca anche bene, e diverte. Non sei d'accordo con Sacchi? Anche se ogni tanto ad Arrigo Sacchi non piace, esatto. però ha detto che in Champions gli è piaciuta. Ah, ecco, ok. Lì no. Non ha potuto, anche perché poi Simone Inzaghi ha sempre risposto garbatamente. Sono sempre quei dettagliucci lì che vince 1-0 con un gol irregolare, un rigore non dato agli altri. Li vediamo dettagliucci che devo dire non erano stati riportati da tutti i quotidiani. Ma guarda un po', ha vinto 1-0, ha avuto 4 palle gol Lautaro, che insomma, io quando vincevo 1-0 avevo 7 palle gol, mi tiravano fuori. Aspetta, fatemi sentire solo Roli, arrivo Moggi. Gianni. Oh, quello che ti stupirò, è piaciuto molto anche a me l'Inter, perché ha fatto veramente una grande prestazione, soprattutto il secondo tempo, a me è piaciuto tantissimo. Ha dimostrato che questa cosa dell'Europa gli è rimasta lì, giocare una finale, perderla giocando bene, perché obiettivamente non è che abbia giocato peggio di loro che hanno vinto, però non ha portato a casa il risultato, ma questa cosa gli ha dato una consapevolezza e una sicurezza che secondo me, pur avendo perso dei giocatori importanti, quest'anno ne ha inseriti altri che sanno, e soprattutto la mentalità, oggi loro sanno di essere una squadra forte, vanno in campo e quando è il momento di schiacciare l'acceleratore sanno schiacciarlo, è la squadra da battere, ma non solo in Italia, credo anche in Europa, perché faranno fatica tutte a battere quest'Inter, anche quando c'era l'uno contro uno, perché credo che il girone dell'Inter sia abbastanza agevole, non credo che abbia molte difficoltà, e quindi quando sarà dentro o fuori, secondo me avranno veramente tanti problemi tutti quanti a giocare contro l'Inter, molti problemi. Guarda Gianni, vado da Paolo Marcello, poi vado dai due bad boys qui alla mia sinistra. Bello, bad boy piace, grande. È stato annullato un gol alla Fiorentina, sarebbe stato il gol del pareggio, Nico Gonzalez, ancora lui il marcatore, annullata la rete per fuorigioco. Davvero nulla più da dire all'Olimpico tra Roma e Servette, 4-0, sono usciti dal campo anche Mancini, Bove e soprattutto Lukaku al 65esimo minuto in vista della trasferta di Cagliari domenica sera, partita molto importante. Trionfo della Roma, dai, facciamo gioire i tifosi che saranno... Trionfo incredibile, trionfo una prestazione mirabolante contro l'ottavo Servette in Svizzera, 12 squadre. Ecco, questo è sempre da ricordare. No, il concetto... Cosa devono fare? No, niente, oggi la Roma ha fatto il suo. No, dico solo che...
è una prestazione che secondo me con il Servette risulta essere redditizia, con un avversario più probante, cioè, non tu lo dici, so. Col Servette stasera per convincere dovevamo vincere 10-0. No, doveva vincere meglio, secondo me. Vabbè. Non a livello meglio. Di punteggio. No, sì, sì, comunque sì. Scusate, secondo me. Allora io invece ritorno un attimo sull'Inter. Vai, vai, ritorno un attimo sull'Inter. Io dico che una società praticamente non può essere odiata perché si chiama Inter. Semmai ce la possiamo avere con i dirigenti che gestivano questa società e non certamente con la società. Tant'è che io adesso, che ho degli amici, uno prima di tutti Beppe Marotta e poi Ausilio eccetera, io se vince l'Inter ho piacere, anche perché secondo me l'Inter in questo momento è più squadra di tutti, mentre il Milan è una squadra con un solista importantissimo, l'Inter è una squadra proprio intesa come tale e fa le partite praticamente nella maniera giusta, andando a cercare il risultato praticamente prima che difendersi, un po' come il Milan. A differenza del Milan però ha un centrocampo ben corretto, per cui io dico che ben vinca l'Inter. Infatti io non ce l'ho con l'Inter, anzi ripeto, ho degli amici all'Inter e se fanno bene ho piacere. E l'hai sempre detto, è vero, anche all'inizio di stagione l'hai indicata tra le favorite. Tra l'altro possiamo spezzare una lancia prima dell'episodio incriminato, Giuliani giustamente si sta lucidando gli occhiali perché tra poco lo facciamo vedere, quella scivolata di Barella, quel piede di Barella su Neres a sua volta in scivolata. Vabbè, l'Inter non si nasconde perché di solito la squadra da battere. Tu attizzi il fuoco, però. Io sì. Tu sei un accendino come Leao. Io sono bello, mi piace. Dopo la pubblicità, quindi accendino non fiamma, perché io accendo, è vero. Ben ritrovati, ma la squadra obbligata a vincere, o comunque quella da battere, pardon, uso un vostro termine, non è di solito quella che ha cucito addosso lo scudetto? Perché quest'anno è l'Inter? Chiedo, Gianni. Cioè di solito quando no. La squadra da battere, è la squadra campione d'Italia, che ha più pressioni, che ha più obbligo anche di rivincere. È sempre così, però in realtà l'Inter lo scorso anno, siccome è arrivata così avanti in Coppa e ha dimostrato di essere una squadra fortissima, è stato un campionato molto strano quello dello scorso anno, interrotto a metà da quel mondiale, ricordiamolo, quindi per questo per nulla togliere di meriti al Napoli. Però sicuramente l'Inter l'anno scorso già aveva dimostrato di essere una squadra di grande livello e molto importante. Questa voglia di rivincita che ha, perché gli è rimasta lì Istanbul, io credo che la farà vincere forse il campionato, non lo so. Beh, però sicuramente la squadra andrà molto meglio in Europa che in campionato. È la più, allora, si può essere. Due protagoniste. Sì, i due protagoniste sì, sono sì. È un gradino, mi pare di capire che abbia un qualcosa in più Napoli, rispetto a Napoli. Giochi per vincere contro la squadra campione d'Italia, vai a giocare a Lecce, hai difficoltà in qualsiasi partita, anche nei campi diciamo non di primo livello, incontri delle di grandi difficoltà come incontrano tutte le squadre quando sono campioni, tutti vogliono battere i campioni. Però, insomma. Scusate Paolo Bergigia, intanto se arriva il finale, è arrivato Marcello? 10 secondi all'Olimpico ancora, 10 minuti non ce l'avrei fatta perché la partita davvero non sta dicendo più nulla. Pochi minuti invece a Firenze, quindi non ancora. No, Bergigia, mi pare di capire, non so se in questo sia un orgoglio di Inzaghi un po' anche costretto dalla società, tra virgolette, che l'unico che non si nasconde quest'anno sia lui, posto che abbia la macchina forse più in giri. Però dice la seconda stella, dice lo scudetto, lo continua a ripetere Marotta, cioè c'è anche una, insomma, un continuare a ribadirlo, cosa che non fa il Milan, non fa il Napoli, non fa la Juve. Beh, è questione di... Beh, intanto è un obiettivo dichiarato, semplicemente non nascondono un obiettivo dichiarato. Esatto. Inzaghi, proprio per quello, è uscito rafforzato, come dicevo prima, anche nella personalità, non è un leone, no? Che ti fa le recite. Però è uno che le cose le dice, con pacatezza. E secondo me fanno bene a non nascondersi, perché a volte il gioco del nascondersi e dell'allontanare gli obiettivi crea anche degli alibi, secondo me, e loro non si sono posti alibi quest'anno, gli hanno rinnovato il contratto a stagione iniziata ed evidentemente hanno cambiato idea su di lui e perché non ce l'avevano così limpida e così... Beh, Marotta ha messo... l'hanno scarso in questo periodo. Sai che stavano mandando via l'anno scorso in febbraio, sì. Ma quando ha fatto sì. quel...
quella specie Marotta ha ammesso di essere stato lui il primo critico, no, vero, ma lo stesso Inzaghi quando ha promesso una dichiarazione spiegherò alla fine dicendo chi era Marotta. Comunque è acqua passata, cioè no, onestamente, ma è stato anche bello che si sia ricomposta la cosa. L'Inter dà una sensazione di equilibrio e di forza in questo momento che in Italia non ha nessuno. Allora, gol della Fiorentina, scusami Gio. Attenzione. 94esimo minuto, la Fiorentina pareggia contro Ferencváros, ancora Zola su assist di Nico Gonzalez. Voglio solo capire se la posizione regolare, mi pare proprio di sì, ma di questi tempi meglio esserne certi. vediamo. Sì, gol regolarissimo, Fiorentina 2, Ferencváros 2, Iconé, scusate, non Zola, ma Iconé su assist di Nico Gonzalez. Si è finita invece l'Olimpico, Roma 4, Servette 0, Lukaku, Belotti, Pellegrini, ancora Belotti i marcatori. Ti do il finale tra poco della Fiorentina. Grazie Paolo. Volevo sapere, caro Giuliani, vediamo l'episodio incriminato, perché secondo voi, al di là di quello che abbiamo detto, e siamo tutti unanimi nel dire che la partita giocata in casa contro il Benfica abbia visto un Inter protagonista che nel secondo tempo poteva segnare 2, 3, 4 gol, che ha dominato, che ha giocato bene, che ha fatto capire come si gioca in Champions, sto anche riprendendo le vostre perché quando io vincevo così e c'era l'episodio vitale non le sentivo tutte queste cose. Ah, non dicevamo che ha fatto capire e poi arrivavamo all'episodio? No, ha fatto capire, no? Dominato, stradominato, toccare gol, non me l'aveva mai detto nessuno anche quando è successo, è strano. Beh, forse perché l'episodio era più clamoroso? Non lo so. Questo non è No, beh, io ti dico solo, però, scusami Claudio, allora, Tutto Sport il giorno dopo dà 7,5 a Barella, non citando minimamente quello che avrebbe dovuto far abbassare il voto in quanto un fallo da rigore, e dà 5,5 a Neres dicendo che è colpevole della pedata in faccia a Lautaro, non nominando minimamente l'azione da rigore. Quindi evidentemente qualcosa è sfuggito, non è una roba così evidente che tutto sport sarà sfuggito l'episodio. Ma scusa, ma vediamo l'episodio? Ho fatto la rassegna stampa e mi sono stupita che nel Corriere dello Sport l'ha nominato dicendo che non è rigore. Guarda, io se per quello mi sono anche stupito che a Empoli nessuno ha scritto che il gol dell'Inter nasce da un fallo da rigore di Bastoni nell'azione prima. Mi sono stupito anche lì. Di più non mi sono stupito che anche con la Salernitana nessuno abbia notato che nel primo tempo è successo qualcosa. Mi sono stupito. Ma per dirti che già si diceva. Deve essere le partite che continuano a stupirmi. Vedremo domani guarda. La Gazzetta cosa scriverà. La Gazzetta è stata l'unica a dire rigore. È un rigore che si può dare o non dare, ma il titolo era no, è rigore. No, non ce la fanno a dire rigore. Dicono è più rigore che no, perché non ce la fanno proprio a dire che questo. Ma il Corriere dello Sport ha detto no, Tutto Sport manco l'ha visto. Hanno sbagliato. Hanno sbagliato. No, perché io sono andata a vedere. Hanno sbagliato. Ho detto ma Tutto Sport dov'eri? Vabbè, questo è un. Dimmi Gianni. Non si può di rigore, è un calcio, gli dà un pedatone pazzesco e quindi è in area e quello è il calcio di rigore, cioè non è che poi non so il VAR cosa faccia di lavoro, ma comunque quello è il calcio di rigore. L'attenuante, quello che dicono i moviolisti vari che hanno analizzato dopo, è che Neres fosse già col piede d'appoggio sbilanciato e già in scivolata e quindi ininfluente il tocco di Barella e leggermente post tira un pedatone. Gli tiro un pedatone, qual è il tocco? Io non rigore ragazzi, per tutti il rigore, Marcello. Scusa, però ho recuperato la mobilità di Tutto Sport, dice che è rigore per il Benfica, per onor del vero. Ma di Tutto Sport, non cartaceo? No, cartaceo. Quando? Il giorno dopo la partita? Yes. Che c'era un rigore, dov'è che l'hai recuperato? Sei sicuro? C'ho l'archivio dei giornali, se scuola ne metti. Allora non avrebbe dovuto dare 7,5 a Barella? O... Intanto gli ha dato 7 a Barella, non 7,5. E il Moviola c'è il rigore per il Benfica. Allora abbiamo due giornali di... può darsi? Vediamo. Bergigia, era rigore o non era rigore? Non faccio dietrologia, mi astengo, scusa. Non voglio entrare in questi giochini. Faccio il cronista, faccio l'opinionista, ma se tu magari... Poi lunedì abbiamo già fatto un VAR, quindi non mi esprimo. Vabbè, era rigore o non era rigore, scusa? Non è rigore, cioè cosa dobbiamo fare per fare un rigore con Barella? La dietrologia non mi appartiene. Non è dietrologia, qui ogni partita c'è un episodio e... passano tutti in cavalleria quando c'è l'altra squadra, tutte le volte che domina c'è un episodio per fuori 5 toni. Te l'ho detto prima, Giovanna, non è cavalleria, questo è rigore, non gli è andato un rigore a Benfica come l'anno scorso, tranquillizzare, per tranquillizzare Giuliani. Ma io sono tranquillo, bisogna dire che c'è un complotto contro la Juve.
Quindi non era rigore, ce n'erano 5 di rigori. Va bene? Ma non è che, ma contento. Non la devi buttare in vacca, stiamo esaminando questo episodio. Giovanna dice: è rigore o no? Cosa c'entra la dietrologia cieca? No, non lo stiamo esaminando. È rigore o no, secondo l'hai te? L'hai tirato fuori tu. Ma no, secondo non te mi interessa, è rigore o no? Non mi interessa. Ma perché non ti deve interessare? Allora perché non ti deve interessare mai. Lunedì non viene a fare la moviola, quando c'è la moviola della Juve, dimmi che non ti interessa. No, perché è una moviola fatta obiettivamente. Ma lo stiamo analizzando, puoi dire che non lo è. Ma non che non interessa. No, ma ti spiego, lunedì è una moviola tecnica fatta in modo obiettivo e non per tifosi, perché io non entro in questa arena dove ci sono complotti sempre ai danni della Juve. È tutta sera il complotto della Juve. Giovanna sta facendo vedere un episodio della partita di Champions e chiede se è rigore o no. Non puoi rispondere che se ne frega. No, o perché è rigore, il tema, o è rigore, scusa. Il tema l'hai tirato fuori tu del rigore. No, no, ce l'avevamo in scaletta comunque. No, io non ho tirato fuori con ben niente. No, no, è che sapeva che era in scaletta e dice: ma quando è che ce lo aspettava? Io nel chiedo senso che ce l'aveva. Ma io ce l'avevo in scaletta, Paolo, ed era anche un io chiedo, giornalisticamente. Io chiedo al mio omonimo se posso esprimermi. Posso esprimermi? Sì. No, beh, è vero che è vero. L'abbiamo messo in scaletta perché è un episodio del quale si sta parlando molto in questi giorni. Più dopo, tutto qua. Che impresa diretta, paradossalmente, Paolo. Sì. Cioè, sta facendo più clamore nel dopo. Ma posso rivederlo? Allora, io ti devo dire, Paolo, che non possiamo far vedere tutta l'immagine. No, no, no. Quindi questo fermo immagine è l'unica cosa che ci viene concessa. Va bene, allora scusa, torno su quello. Dai, allora dare un giudizio proprio su quel fermo immagine lì, no, dai. Il problema, no, beh, noi, no, il problema è che noi abbiamo visto anche le immagini, quindi. Chiedo al mio avvocato. Se non ti ricordi l'episodio a velocità normale è un conto. Cioè, no, io me lo ricordo, quindi visto che sei col fermo. Punto per poter no, certo. Ma è ovvio. No, certo, così io prima così non hai il momento ero provocatorio, contatto. Però onestamente non l'ho presente in modo vivido e vederlo certo. Così come fa a esprimerti? Però se non l'hai presente in modo vivido, credo che se fosse una roba che ti ha fatto sobbalzare al momento della partita, te lo ricorderesti in modo vivido. No, non è detto. No. Perché diciamo magari che io me lo ricordo in modo vivido, e bel rigore. E se lo ricorda anche l'allenatore del Benfica, che anche l'anno scorso lamentava un rigore casualmente con la stessa squadra nello stesso stadio. Ma io infatti c'era anche quello dell'anno scorso. Quindi c'è un complotto contro il Benfica. No, non è un complotto. L'anno scorso c'era un rigore, non gliel'ha andato, quest'anno anche sono sfortunati questi poveri lusitani. Bovino, poi vengo da Moggi. Sono fortunati quando giocano con me, perché io avanzo ancora due rispetto e sai sono qual è il problema? E nessuno sai ha fatto la moviola di parte sai, quando la Juve scusa, è uscita col Benfica e avanzava i rigori. Sai qual è il problema dei lusitani? Ma guarda la moviola di parte. Il problema dei lusitani è che nel secondo tempo non sono usciti dalla loro metà campo. E lo possono so, lamentare quelli che so, vogliono. Lo so, ma anche le squadre però che battevo stati, io non uscivano nella metà campo, ma, ma appena finiva la partita scattava l'episodio della moviola. Sì, ma non è sempre io allora, io sto parlando dell'Inter. Anzi, sempre. Perché questo momento del fotogramma paradossalmente non si vede che poi la palla va. No, ma io sto parlando e che il momento del contatto sì, magari ma non Giovanna, è quello, io sto parlando non è di parte, anzi della partita globalmente e dell'Inter. Ma vogliamo dire cioè che l'Inter non meritava di vincere la partita? No. Cioè l'Inter ha strameritato. Ma l'Inter, meritava di vincere 4-0, ha preso il un gol dell'Inter regolare, una traversa. Trubin ha fatto due parate scusa, visto che però poi alla fine rimangono i gol, giusto? Ma stiamo parlando? No, stiamo parlando di una partita dove se proprio vuoi che te lo dico, che te lo dica, perché è più italiano che te lo dico, ha vinto 1-0 con un gol irregolare, perché andiamo a vedere anche il gol cosa è successo, che non ne parla nessuno. Il gol di Tre. Allora, Bovino, dai, rispondi a Zuglia. Indipendentemente dal discorso Juve-Inter, io quello che comunque sto percependo, quello che non mi piace, non ci può essere un complotto a livello nazionale, a livello europeo. Comunque ma l'Inter che complotto lo state dicendo voi? Quando ci poniamo delle domande, nessuno parla di complotto. Probabilmente avete la coda di paglia. Ma no, ma quando ci poniamo perché dei dubbi. Perché complotto qua non è uscito dalla bocca di nessuno. Oggi vogliamo mettere in evidenza. Stiamo analizzando degli episodi. Claudio, io ho detto, saranno particolarmente sfortunati quelli del Benfica. Ma come? Ogni qualvolta la Juventus finisce una partita, anche quella con la Lazio, stradominata, vinta 3-1 con grande merito, con la Lazio di Mastrosarri che fa il bel gioco e non passa alla metà campo, finita la partita, puh! Corriere dello Sport, vergogna, tifosi della Lazio imbufaliti, il pallone era... È vero o non è vero? E l'avevo strameritata. Quindi
Quindi non è questione che ha meritato, che gli ha dato le pallate, come tu direbbe Panatta di Sine. È questione che ogni volta ci sono degli episodi, e ogni volta che ci sono degli episodi da discutere su quella squadra si butta in vacca, non interessa, ma che cosa tiri fuori il complotto? No, tiri fuori gli episodi come per tutti, altrimenti. Però ci sono altrimenti, episodi più clamorosi. Alla prossima partita della Juve, e sarà il derby di Torino, se la Juve vincerà meritatamente il derby di Torino, ci sarà un mezzo episodio, non fate la moviola. No, facciamo no, così? Allora, ascolta, io... per abitudine mia, quello che c'è da far vedere faccio vedere e non artatamente non do una, anzi in presa diretta abbiamo anche fatto la moviola umana segnalando questo episodio, poi ovviamente c'è chi diceva non è rigore, chi diceva com'è la moviola umana? È stata bella, Tramontana faceva Barella e l'Avia faceva Neri. Ah, okay. Sì. Perché io mi sento ancora prendere in giro di una Coppa Campioni persa con fuorigioco di Mijatovic, sai? No, no, ma 1-0, voglio regolare, però l'ho persa la finale di Coppa Campioni. Allora, ragazzi, ma con Giuliani c'è la preistoria, ha una memoria, complimenti. Ti ho citato la partita di ieri, quindi non c'è la preistoria. Ci sono 100 anni di storia. È tutto juvecentrico. Se tu gli fai una domanda, ma scusa, ma sul global warming, ma ragazzi, ma l'esempio che ho visto stasera, l'episodio della Moviola non ci interessa. Ma perché non ci deve interessare quando è della Juve? Deve essere un caso nazionale. Perché non puoi giudicare un fotogramma? Perché non ci deve interessare la partita fino a 0? Ma non puoi giudicare un fotogramma e fare la Moviola. Ma chi giudica il fotogramma? Io l'ho visto in partita. Che mi frega del fotogramma, scusami. Ho capito. Allora non hai visto la partita. Comunque le partite. Ma tu scusa, non puoi dire a me non interessa. Perché se non interessa questo, non ti deve interessare neppure quello che posso. No, ma tu l'hai detto. Che non voglio stare al gioco del dagli al complotto. Ma no, ma tu hai detto non mi interessa. Continuate a dirlo. Tu hai detto diversamente. Ma hai detto non mi interessa. Ma secondo te. È proprio chiaro, l'hai detto. Ma secondo te. Ma uno che sta a sentire la trasmissione gli parli di una roba di Mijatovic, che manco sanno chi è Mijatovic. Ma tu hai detto è come Narducci Mijatovic. Ma se sono 50 anni che parlate di Giuliano Ronaldo ogni 5 minuti, cosa gliene frega la gente di Giuliano Ronaldo? Che dopo Giuliano Ronaldo c'è l'Italia nel derby uguale e la Gazza ha scritto che non si dà mai rigore e fate una storia così. Vabbè. Dopo 3 giornate c'era la Juve in testa, dopo 3 giornate avete fatto 2 pagine il derby dei veleni. Ma io non ho fatto dopo niente. 3 giornate, una settimana fa, ascolta, e avete tirato fuori Giuliano Ronaldo. Io non ho mai fatto pagine. Poi la Juve... Ma non tu, però, voi stampa. Facciamo poi dopo la Juve come scivola, voi stampa. Aspetta. Allora, stasera il tema è sondaggio di 7 gol. Domanda. Chi sono Narducci, Mijatovic e poi chi? Non so, Giuliano. Chi ne? Giuliano Ronaldo. Ah, vabbè, so, vincono Giuliano. No, 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 no. Saprebbero forse sai cosa? Chi è andato alla motorizzazione di Latina a prendere i documenti falsi per fare una patente falsa a Recoba per fare il passaporto comunitario. Vabbè. Questo lo saprebbe. Diciamo che è diventata... Entriamo in altri argomenti, dai. Diciamo che è diventata una trasmissione vintage. È vintage. No, è vintage. La partita di ieri è vintage. Sono Roli, aiutami tu. No, i giornali, i media praticamente ha ragione... usano due pesi e due misure. Ci sono due pesi e due misure nel trattare gli episodi della Juve e di tutto il resto del mondo, Gianni. Esatto, è la Juve contro il resto del mondo, esatto. Voglio fare una piccola premessa rapidissima. Io sono a casa, ma credo che nessuno a casa in questo momento stia girando perché è uno spettacolo quello che stiamo vivendo. Bravo, Gianni. Però anche tu non sapevi chi era Narducci. No, lo sa Gianni. Chi era Narducci probabilmente lo sapevano. Allora, sapete che cosa facciamo? Bovino, sei... Ah no, aspetta, devo salutare Paolo Marcello. Ti saluto. È finito tutto, giusto? Tutto. Ti faccio vedere al volo i gironi. Goleador della Roma. Stanno giocando ancora in Bolivia e Colombia, ma a noi non interessa. Scusa, non ci hai detto che il Norcella l'ha vinto 7-1 con Ludogorets. Ve lo dico? Marcello. Ha vinto 7-1. Con Ludogorets. Con Ludogorets. L'Inter vinse 3-0 con Ludogorets. Sì, esatto. Dimmi, Gianni. Un turno di... negativo, no, voglio dire, a parte il Napoli che ha preso il Milan che ha pareggiato, però hanno vinto mi tutti. Pare che le squadre la Fiorentina ha pareggiato. Faccio vedere al volo i gironi: Roma Servette 4-0, Slavia Praga Sheriff 6-0, quindi Roma e Slavia a braccetto. Roma che affronterà l'Olimpico lo Slavia Praga, quindi ottima occasione per portarsi
in primissima posizione e assicurarsi il turno successivo post gironi di questa Europa League. In Conference la Fiorentina sotto 2-0 col Ferencváros riesce a recuperare la formazione ungherese con i gol di Barak e di Kone sull'assist di Gonzales. Quindi Fiorentina a 2 punti dietro a Ferencváros e Genk a 4. Ecco, vedete, vedete Gianni ha citato una partita, quella del Napoli, che va vista in una certa maniera. Vero. E ha dimostrato chiaro e tondo che il campionato nostro praticamente a livello delle 2 o 3 squadre è inferiore al campionato spagnolo. Perché? Perché praticamente contro il Real Madrid è stato dato un rigore che non esiste nella storia dei rigori, quindi la squadra ha pareggiato e poi loro praticamente sono ritornati all'attacco per quello che sostanzialmente sanno fare, e con Belliga e nei compagni hanno dato una dimostrazione di forza, anche di qualità di gioco. Beh, che noi in Italia non sappiamo però dare. Però il 3-2, dai, è stata una palla che si è preso, cioè traversa, crapata. Ma il tiro, ma che c'entra? Vabbè, dai, ma è uscito. Ma è stato ma dai, Gio, il 3-2 non ci doveva essere. Il 2-2 gli ha dato un rigore ridicolo. Ho capito, parliamo, no, ma perché gli ha dato un rigore ridicolo fuori a Napoli, no, aspetta, ma parliamo, ora mi viene a dire della traversa che sbatte sulle spalle. Ma quello è un tiro talmente violento praticamente che parliamo di un'altra cosa, vabbè, però dico, non ha sfigurato, non è stato travolto il forse non hai capito, io ho detto che quella partita ha dimostrato praticamente la qualità diversa di una squadra da un'altra, certo, di un campionato da un altro campionato, perché nel campionato spagnolo c'è una lotta tra Barcellona e Real Madrid e solitamente, almeno l'anno scorso, ha vinto il Barcellona, se non vado errato. Giusto. Il Real Madrid ha rinnovato i ranghi, tutti i ragazzini, voi guardate che Camerlenga e compagni, roba di Camerlinga, sì, 18-19 anni, cioè. Camerlengo del Papa, Sì, vabbè, dai, avete capito. Ah, ci siamo. Chi è Camerlenga? Sì, no, ma non far furbo, no, dai. Hai saputo perfettamente quello che ti volevo dire. Certo, quindi certo. Lì praticamente c'era un qualcosa di superiore, sì, che sì, appena si sono trovati in parità hanno ricominciato la partita.